una grande festa dell'arte, del teatro, della musica a Piazza del Plebiscito, che è uno dei posti più belli della nostra città. È stato fatto apposta per i napoletani che restano a Napoli e per quelli che napoletani vorranno essere in quel periodo e farci l'onore di una visita. C'è una grande kermesse che parte dai giovani, dai nuovi talenti e arriva a quelle che sono oramai le stelle consacrate. Non si paga, è fatta apposta perché la gente possa venire in piazza, prenotare, sedersi e avere il meglio del meglio di quello che in questo momento c'è nello spettacolo, stando tranquilli senza pagare niente. La seconda edizione della rassegna Restate a Napoli si terrà dal 9 al 16 agosto in Piazza del Plebiscito con la direzione artistica di Lello Arena. 24 spettacoli, 3 al giorno tra le 19 e le 24, con una previsione di oltre 60.000 spettatori. È un programma che comprende musica, teatro, danza, comicità, arti circensi e arte di strada, fra giovani interpreti e artisti internazionali. In piazza ci sarà un grande teatro con 3.000 posti a sedere da prenotare gratuitamente sulla piattaforma digitale. Il terzo evento che noi presentiamo, che coprirà la settimana di Ferragosto in Piazza Plebiscito, con tantissimi spettacoli gratuiti per i napoletani e per i turisti che coprono un'ampia fascia di gusti e di generi, quindi musica internazionale, musica nazionale, musica tradizionale. È un modo per accompagnare chi vive la città, chi resta in città, ma anche chi vive la città da turista. Tra artisti e tecnici sono 500 i professionisti impiegati nella manifestazione e tutti gli spettacoli serali saranno condotti da Lello Arena. Gli spettacoli musicali rientrano nell'ambito di Napoli Città della Musica, il progetto del Comune di Napoli che vuole valorizzare la creatività musicale partenopea. Oggi si presenta un momento veramente importante grazie a Lello Arena, grazie al sindaco. È un modo per coinvolgere la città, per dare contenuti alla città ed è anche un modo per portare avanti pian piano il progetto di Napoli Città della Musica insieme a tante altre arti, perché è un progetto trasversale di inclusione e di contaminazione. Quindi sono davvero davvero contento che parte tutta questa serie di appuntamenti che hanno anche una grande contaminazione di arti, musica, teatro, danza. Quindi per i napoletani e per i turisti è un ottimo momento.